Cosa? Sei una te... Vi... esci da lì. Che cazzo è successo? Esci da lì un attimo. Vieni qua. Vieni qua. Non tu. Scusa. Ti sembra il momento. Vieni qui. Vieni a parlare fuori dai cespugli, no? Ma... non puoi venire a darmi una mano. Cosa ne pensi? Che più ce n'ha. Vai, vai. Morto il lupo. Lascia stare l'ape, va. Io non ho parole, davvero. Che uno si chiede, ma senti, ma perché continui? Ma perché insisti? Senti, già che ho dovuto ammazzare Satana per entrare qui dentro. Allora. No. Vai. Piano. Ok. Collana di rame della difesa. 7 danni con lo scudo. Inutile. Ma si rivende. Non è un problema. Questo è più utile. Questo è decisamente più utile. Allora, sopra o sotto prima? Sopra. Segui l'istinto. Nel senso che dobbiamo affrontare un lungo viaggio, no? Già c'ho dei problemi evidenti agli occhi, alle orecchie, vedo delle robe che si muovono strano lì, le assi, porca loca, non ce n'è mai una che va bene. Prendi tutto. Guarda che roba. Ma perché devo fare sta vita? Nova del caos, ce l'abbiamo già. Vino fa sempre piacere. Scudo di pelle si rivende. Vabbè. C'è un finta che non esiste. No! Cristiano Ronaldo. Vieni qua. Ti congelo con la spada leggendaria. Te. Bestia. Ci provare. Che casino, ti sono cagato in mano. Allora, saluta 10 mi sconfinfera, perché mi piace, il numero pieno mi piace, però, visto che stiamo cominciando, menu eroe, cosa mi serve? Non mi interessa, è una panoramica. Allora, scusi lei, dov'è il mio cane? Ah no, c'è più nessuno. Giustamente, no? Mela verde sarà marcia. Punta di ghiaccio. Punta di ghiaccio la conosciamo già. Tutte le volte un casino. Qui. Ci mancava la punta di ghiaccio. Nova del caos ce l'abbiamo. E possiamo proseguire. Bello. Non posso rubarmi il dipinto. Senti, non l'ho scannato io. La posso rivendere, no? Paesaggi di Enderal, il deserto di polvere. Se si dovesse nominare la parte più inospitale e allo stesso tempo la più fiorente di tutti i posti di Enderal, si sceglierebbe probabilmente il deserto di polvere.
Il termine comprende una vasta area del sud-est di Enderal e potrebbe trarre in inganno i visitatori di questa regione. Una parte del deserto di polvere consiste di dune sabbiose caratterizzate da rocce frastagliate e da brutti venti carichi di sabbia. Un'altra parte è un sottobosco difficilmente percorribile di palme e viticci di ogni tipo, formato da fiori esotici e mostruosità pericolose. Hanno deciso di chiamare questa regione deserto di polvere perché al centro di questa zona calda, quasi sempre priva di nuvole, si trovano le miniere di polvere. È una fantasia o sti nomi, da dove si raccolgono delle risorse collocate in pozzi profondi. Da queste viene prodotta una miscela esplosiva che viene utilizzata per cannoni e cariche esplosive. Estia, qua siamo tecnologicamente avanzatissimi. Potete raggiungere il deserto di polvere se vi recate prima al porto provenendo da Ark. Ogni tanto partono delle navi per il deserto. Tuttavia, per l'avventuriero è più sicuro il sentiero vicino alla costa, da cui è possibile raggiungere il porto di Ark. Un tale viaggio per il deserto di polvere, intendiamoci, è consigliabile solo alle persone che sono ben attrezzate ed esperte nel combattimento. Io direi che stiamo già escludendo questo posto da visitare. I sentieri qui e là non sono selciati e sono costantemente minacciati da persone senza ruolo e mostruosità. Ah sì, perché qui invece è tanto diverso, no? Cosa ho visto finora? Tutto sicuro, persone civilizzate, sì. Altri percorsi, che sono solo un po' più lunghi, vi portano attraverso Buon Guardia direttamente nel deserto di polvere. Quel ghiacciaio che passa sopra Ark deve essere valicato, ma da Buon Guardia potete arrivare a sud attraverso un canalone gigante. Una moltitudine di sentieri passano dal deserto di polvere e, molto spesso, potete trovare percorsi che non sono facilmente riconoscibili. Pertanto è inutile cercare di ottenere delle indicazioni esatte. Le carovane, che si recano ogni tanto, conoscono i percorsi a memoria. Per gli stranieri, tuttavia, solo alcuni cartelli possono essere d'aiuto, per cui dovreste prestare attenzione nei vostri viaggi. Ma non sentitevi a disagio quando perdete l'orientamento. Se la vostra resistenza è sufficiente, tutte le rotte vi guideranno da un luogo all'altro. Grazie al cazzo, aggiungerei. Nella parte sud-est del deserto troverete Dunville, che è un villaggio dalle caratteristiche eccezionali. I dintorni di Dunville sono scomodi e inospitali. È eccezionale questo villaggio, perché ci sono spesso tempeste di sabbia e non c'è molto che possa crescervi. Sarebbe incredibile se lì, fra tutti i posti, si insediassero degli uomini, se non fosse per la presenza di un enorme lago d'acqua dolce che si trova all'interno di una grotta nelle profondità del deserto. L'insediamento è difficile da individuare o da trovare dall'esterno. Questo perché è sepolto in una cavità all'interno della sabbia, quindi in una mega duna. Nel contempo le persone vivono all'interno della caverna, su tavole sospese e palafitte. Però sembra figo, eh? Sarebbe da vedere. Non fosse per la parte prima. L'unico posto nel deserto di polvere dove si può commerciare è Dunville. Ed è l'unico punto di atterraggio dei Mirad, che dir si voglia, del confine. Dovreste sempre attrezzarvi bene quando volete iniziare un simile viaggio. Le distanze sono lunghe. In passato, il villaggio di Silvergrove era un secondo fulcro di civiltà, solo che in queste regioni remote nessuno abita più ormai. Se siete ancora attratti da quel luogo, potete farvi strada dalle miniere di Moria, no, le miniere di polvere. La costa meridionale è d'altra parte, è un vero rifugio per la vita. Perché qui sulla spiaggia si possono trovare palme e frutti in abbondanza. Dunville ottiene anche la maggior parte del suo cibo dalla costa, che viene trasportato dalle piantagioni selvatiche con navi da carico. Tra cui potete trovare arance, datteri, noci di cocco, ma anche piccole quantità di tabacco. Tabacco acqua dolce chileano, pazzesco, che ha un effetto inebriante. Ci stiamo gasando, il mio amico qui fuori si piscia sotto, fattone. Da questo posto alcune spedizioni arrivano fino ad Ark. La gente del posto assomiglia molto a
questi frutti del sud, cosa vuol dire? Assomigliare a un frutto. Un posto inospitale ma interessante si trova invece al centro del deserto, se vi sentite dei veri esploratori e volete andarci. Le dune di pietra di luna sono sicuramente uno spettacolo straordinario, perché qui le pietre blu chiaro brillano come stelle tra le dune sabbiose. Tra di loro ci sono le vestigia di antiche civiltà, tra cui quei strani pilastri. Quegli strani. Adesso ho il dubbio. Maledetti! Che emettono dei raggi di energia dal suolo. Inutile dire che nessuno dovrebbe mai mettere piede all'interno di quei vecchi dispositivi. Non ho capito. In mezzo ai pilastri, dice. Ok. Stai lontano dai pilastri, va bene. Ma stai lontano dal deserto, fatti furbo. Ah. Dopotutto, il deserto di polvere è una destinazione importante per i cacciatori di tesori ben equipaggiati e gli avventurieri. Una regola empirica da rispettare sempre è che le figure losche incontrate hanno sempre delle cattive intenzioni, quindi non fare il picciu come me, che sto a guardare se mettono via l'arma. Quindi seguite il mio consiglio di viaggiare ad Unvil con i Mirad, perché non troverete molto nella regione rimanente. Fate eccezione per gli ostacoli o persino la vostra stessa morte. Interessante, buono a sapersi. Mi chiedo se anche lì hanno le travi di legno che glitchano. E dobbiamo ancora esplorare sotto. Yes. Molto molto piano, con molta molta calma. Ma sembra non esserci più niente. Io non ho capito l'utilità di questo posto, oltre a farmi imparare delle cose molto interessanti, indubbiamente, sulle travi che glitchano e sul deserto enderaliano. Per carità, fa piacere. Anche l'infarto del caprone bestiale è stato un piacere, però... Va bene, comunque qualche moneta l'abbiamo trovata, quindi se siamo rimasti qua per raccogliere risorse, fiore rosso di Malfas. Pappa reale, tantissima roba. I prodotti della terra. E fungo bianco. Ok. Sa ciccio, let's go. Aspetta, fammi vedere se c'è... Pappa reale... miele! Mio! Dardo del fuoco, se potessi, evito. Se potessi! Io chiedo, Ci sa mai. Fiore viola, esatto. Fiore blu! Ma quanti fiori c'ha quello lì? E questo è un altro fiore blu. Vieni, va stonato che non sei a... Oh, non camminare sul Vatir. Duma! Still alive? Good. Vai a fare in culo. Pichu, ancora vivo? Mica grazie a te. Che sei una testa di passera. Ok. No, raga, mi sono perso. Fermi tutti. Ok. Dritto. Segui la strada. No. Beh. Sì, vabbè, comunque. Bisogna passare in mezzo alle montagne. So già che in mezzo alle montagne troviamo Gesù Cristo, perché... Per forza. Perché non può andare diversamente in questa regione maledetta. Maledetto il gio... Non mi faccio più fregare. Vai, piglialo. Vai. Tanto qua c'è problema. Fammi calare anche lo schermo. Vai, vai. Si pianta tutto. No. C'è un problema. Un problema esagerato. Ho avuto un terribile incubo.
un mondo dove esistevano degli aggeggi chiamati schede grafiche, con una roba chiamata driver grafico che serviva per farle funzionare, e quando lo aggiornavi non funzionava più un cazzo e ti sputtanava il gioco e si piantava la registrazione. Un incubo orribile. C'era anche un Vatir. Ah no, Dio. Andiamo, va. Still alive? Good. Let's go. We shouldn't waste allora, any more time. Qualcosa mi dice che più avanti ci sono dei lupi. Così, me lo sento dentro. Diciamo che ho sognato anche quello. Te, vai. Quanto. Cazzata nero. Vai. Vabbè. Il lupo con l'ultra istinto. Grande bo. Dove vai? C'è un altro? Vabbè. Fate voi che sapete, ma un altro posto? No, raga, cos'è? Caverna acqua chiara. Senti, Gino, c'è una caverna acque chiare qui. Quanto manca ancora la meta? Manca tutto. Stiamo... Vabbè, adesso... Anche meno incazzato. Battaglia è finita. Vabbè. Facciamo un giro nella caverna acque... ma già che te non mi segui perché sei una testa... Vero che non vieni se vado qui? Eager to explore, aren't you? Take your time, I'll wait. I can use a break anyway. Vabbè. Se corro urlando, quantomeno. Non so cosa, non ho letto che libro era. Allora. No! Vai, vai, attacca. Ma che cazzo, vai, vai. Mordilo, è lì. Ecco. Guarda. Bestia che non siete a... il cazzo. Allora. Niente, questo fuma. Tranquillo, tanto ci sono i ratti che mi scannano, questo fuma. Ciccio, il viaggio è di tutti e due. Se servono provviste dobbiamo guardare tutti e due. Veleno nel distacco. Veleno nel distacco è interessante, perché... Chissà se posso avvelenare le frecce. C'è qualcuno, non so chi è, ma c'è. Me lo sento dentro, lo percepisco. Smarrito, scarnificato. Dov'è? Ciccio? Te, ciapa. Basta? Ok. Comodo? Oh, non era comodo. Va bene, smarrito, scarnificato, sono... Non mi ricordo se gli smarriti erano quelli... ma no! Ma non è vero! Vabbè. Meglio bene, non ci sono rimasto incastrato dentro. A questo punto mi confondo. Gli smarriti sono quelli senza via... Non mi ricordo mai. Completo dello schermidore. Vabbè. Cos'è uno schermidore? Impronte del schermidore. Armatura 8. Prima, vabbè, non ho letto l'effetto. La furtività viene migliorata. Sì, ma li avevamo già visti. Bello questo ponte, sicuro soprattutto.
Che posto maledetto. Allora, si va per di lì. Mi bagno tutto, sta a vedere. Allora, shh. Vabbè, ci abbiamo provato e abbiamo fallito. Vai, vai, vai. Non avevo... No, spegni la mano. Avevo... Volevo... Esatto. La nuova Bestialis. Tutto lì? Ce n'era un altro, eh? Io lo so che ce n'era un altro. No? Piano piano. Intanto hanno attivato la trappola per orsi. No. Te! Lupo! Com'è che si chiamava? Anice! Vai! Quindi? Ha dato una botta al microfono. Sta nuova del caos non ho mica capito tanto bene. Esatto. Tatta. No. Sì. No. Vabbè, è uguale. No. No. Ma quanti? Però mi devi aiutare, se no non ci siamo. Se no non ci siamo. Attacca. Ma che succede? No. Ma cosa... Ah no, perché ho fatto contraccolpo, perché sono una testa di Pichu. Per i prossimi 5 secondi subiscono i danni magici. Assorbi sta vita. Te lo do io. Ecco, ho finito tutto. Lupo? Niente. Sì, lo so. Purtroppo è così. Però seguimi di qua, che c'è un amico, ti presento un amico. Ah, è morto adesso forse il lupo. C'è una pozione pazzesca del mana. No, giro. Mana. No, no, no. No. Vai, fai qualcosa. Per favore. Ti devi rendere conto che c'è un... una bestia là. Vai, dov'è? Ma perché c'ha dei problemi sto cane? Va bene, va bene. Arrivo, arrivo. Ti picchio. Ti spacco le ossa. No, basta. Faccio vedere io, c'ho la spada leggendaria. Allora, la mia domanda è: non possiamo sfruttare uno di quei... Esatto, no? Se me lo sparo ai piedi. Ovviamente no. Abbiamo provato. Perché tanto? Se mi bevo le pozioni, mi aumenta la febbre. Se uso la magia, mi aumenta la febbre. Ma che è una vita maledetta, eh? Dove che era a beneficio? Lo so che la febbre arcana è una merda. Qua c'era una trappola, è scattata una trappola. Poteva andare peggio. Poteva andare infinitamente peggio. Sera. Ma manco per il... Allora, aspetta. Frattempo mi sono infradiciato pure il culo. Se faccio così? Ah, forse attivava la trappola se facevo così. Ho capito.
Devo trovare un'altra. Le monete fanno sempre piacere, anche visto e considerato i baristi mascalzoni di sto posto schifoso. Però, ma io non avevo imparato un'altra evocazione. Ah no, era Nova del Caos che mi sembrava un'invocazione, ma non lo è. Guarda che... No. No, ma non voglio... Luce del mago, runa arcana. Runa arcana. Qual è? Adesso. No, quello è beneficio. Ok, allora, wait. Aspetta, va. Già che dobbiamo giocare a fare Gandalf. Allora. Rilevato. Vabbè, ma loro adesso arrivano e io gli ho teso una trappola pazzesca. Vero? No? Cosa ho fatto? Vai. Vai. Venite giù. No, ma... Attirali qua. Vieni qua. Va bene. Dai. Salta in aria. Lo sapevo io che non serviva un cazzo. No. No. Vabbè. Va bene. È andata così. Basta. Madonna. 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 Spegni. Spegni le mani. Spegni. Andata bene che non c'era l'altro a vedermi. Allora. Ora la vera domanda è: finora cosa ci ho guadagnato da sto posto schifoso? Una manciata di monete. Basta, raga. Una manciata di monete. Cosa... Mi è convenuto venire qua in mezzo ai morti maledetti? Capiamoci. Con l'altro bestia che non mi aiuta. Lupo. Per favore. Vai. Gergo tecnico, aggrare. Aggra. Te, nelle ossa. Bestia morta. Ah, spada di ferro. Effettivamente perché non sto inculando le spade agli scheletri? Sento dei rumori fastidiosissimi. Cos'è sto casino? Doctor, c'è sotto il cannone. Bestiale. No, non ho disattivato gli screenshot. Cazzo, era perfetto. Va bene. Guardalo lì. No, spegni la mano. Doctor. Va bene, finite di dir cagate. No, però devo capire cos'è che fa sto bordello. Allora, no. Ok, va bene. Così. Allora. Patata. Via. No, trasporto troppo peso? Raga, avete rotto il cazzo questo peso. 3,71 su 3,58. Io posso anche capire. Esatto. Tac.
Bestiale, non hai cambiato un cazzo. Ah, di uno. Devo buttare qualcosa, fondamentalmente, va bene. Ma perché sta roba non l'ho venduta? Avevo un po' troppi picconi. Ah, quindi qua ho preso tutto? Sì. Allora, quindi, di qua c'è niente. Io pure sento dei rumori bestiali. Bisognerebbe capire. Ah, già, qua c'era la porta. Allora, aspetta. No! Dai, però! Vai, 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 vai! Vai! Vai, vai! Attacca! Non tornare indietro! Vai! Grande! Grande con le loro stesse trappole! Te, Pichu! Suka! Vieni qua! Te! Tra l'altro per far male ad uno scheletro... Aia! Grazie. Ok. Ma tipo, se uno avesse una certa famina e contemporaneamente volesse anche curarsi, dico anche, no? Perché sono uscito? Vai giù. Vabbè. Io mi mangio due per grigliati, no? Quanto mi curano? Una roba, puoi capire. Del pane croccante e del buon vino invecchiato. Vabbè. Pian piano salire sale. Abbiamo fatto merenda. Farina di ossa sì, e basta raccogliere schifezze perché non ho più spazio. Almeno fino a quando non le vendiamo. Perché questo mi sa di palla rotolante gigante? Tra tipo 2 secondi? E invece no. Però ci sono dei cattivi! Freccia! No. Vai, vai. Picchia! Picchia! No. No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove? Perché scappi? Scappo anch'io se scappi. Matto totale. Ma io non avevo... Bravo, bravo. Scusami. Non avevo... E toh! Ma c'ho tutte ste robe che non sono... Nel frattempo è morto il cane. Ma che roba? Allora, c'ho scintilla. Allora, qua bisogna un attimo. Arco sull'uno, mi sta bene. Morso fiammeggiante quando capita perché la vita è bastarda. Lupo sul 3. Ecco. Notte gelida sul 4. Vabbè, non ci arriverò mai a fare il 5. Quello che voglio dire è... Mettimi... Non lo so, ghiaccio, qualcosa. Dai però, ciccio, dai. Cane pigro. Forte questa punta di ghiaccio. Nelle costole. Meglio di dar fuoco a tu. Scusa, ti spiace? Casinista. No, dico, meglio di dar fuoco a tutto. Tra l'altro, in realtà, mi fossi fatto furbo. Esatto. Però là vedo delle bestie.
questa trappola qua si può sempre sfruttare a nostro vantaggio. E comunque ribadisco che finora non è che ci abbiamo guadagnato tanto di più, Vieni bestia, porta tutti i tuoi amici. Vieni, vieni. No? Venite, venite. Venghi, no? Vieni, vieni. Vieni qua. No. Però se ti fai ammazzare abbiamo la trappola. L'ho detto. Fai tu. Ecco, Pichu. Vieni, vieni. Ti aspetto. Vieni qua. Aia. Adesso. Non ha preso fuoco. Ma tu... Ma sei veloce. Veloce il ricercatosh. Aspetta. Aspetta, veloce. Come si fa? Te, fuoco. Fuoco per forza. Non posso fare altro. Ah, ma io muoio. Io muoio. Devi bruciare. Devi bruciare. Adesso. Ti scarnifico io. Altro che scarnificato senza via. No. Ma chi è? Completo del nomade misterioso. Il mana si rigenera. Ottimo. Ecco, vabbè, volevo equipaggiarlo subito. Moneta, uovo di turlo e farina. Allora, sto morendo. La verità è questa. Non capisco per mano di chi. Chi è? Ah, ok, ora lo capisco. Aspetta, aspetta, arrivo. Esplodo un ghiaccio in faccia, ti esplodo. Coglione, te. Hai capito, veloce lo scarnificato? Sembrava uno scheletro qualsiasi, mi ha preso un coccolone. Vai. Tra l'altro ho dato fuoco a chi? A nessuno, è stato inutile. Ma pensa a te. E ribadiamolo l'ennesima volta. Per due monete del cazzo.